Varato oggi il calendario della nuova Serie A, si parte subito con match interessanti. L'Inter, insidiosa trasferta in casa del Genoa. Per il Milan il match casalingo contro il Torino, il nuovo Torino di Vanoli. La Juventus affronta il Como, partita con del fascino. Fabregas, il Como avrà tanti giocatori nuovi. Sarà molto interessante. Allora, cerchiamo di capire subito che cosa ci ha detto questo calendario. Innanzitutto è chiaro, fare i conti all'inizio non è mai semplice, ma la terza giornata si preannuncia subito una super giornata, perché avremo il Milan in casa della Lazio, la Juventus in casa con la Roma e l'Inter in casa con l'Atalanta. La terza giornata ci potrà già cominciare a dire un po' di cose, quella prima della sosta. Il derby tra Inter e Milan arriva alla quinta giornata, quindi per l'ennesimo anno il match di andata del derby sarà nelle prime giornate, a differenza però dello scorso, il match di ritorno sarà anche qui alla quarta giornata di ritorno, si giocherà ad inizio febbraio, quindi praticamente saranno due derby ovviamente importanti, ma che non potranno essere decisivi a quel punto della stagione. Da notare l'inizio abbastanza soft per il Napoli, c'è il Verona, c'è il Bologna in casa, il nuovo Bologna d'Italiano, poi il Napoli giocherà contro il Parma. Per il Napoli un inizio un po' più soft, questo vorrà dire che Conte avrà più tempo per preparare la squadra poi ai match che si concateneranno uno vicino all'altro per quanto riguarda ovviamente le partite più difficili. Lo abbiamo detto, non sarà ovviamente un campionato scontato come quello che poi è stato dimostrato nella scorsa stagione, sarà un campionato assolutamente, probabilmente più avvincente, lo abbiamo detto. Alla prima giornata non ci sono big match, ma l'Inter va già a Genova contro il Genoa in una gara insidiosa. Occhio perché la terza giornata promette già spettacolo puro e capiremo, lì arriveranno le prime indicazioni su quelle che saranno considerate le squadre ovviamente più quotate per arrivare fino in fondo nel nostro campionato. Manca poco ormai, si inizia il 17, sabato 17, ormai manca poco più di un mese, le squadre si stanno preparando, qualcuno è leggermente in ritardo dal punto di vista del calciomercato, ma intanto, con la stesura dei calendari, è iniziata ufficialmente la nuova stagione di Serie A.